Ciao amici, oggi prima di andare in mensa ascolteremo una bella storia. Una persona speciale ci aiuterà a scoprire i segreti di un menù che proviene dall'India e che poi gusteremo insieme. Faremo così il giro del mondo seduti a tavola. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Ali, sono un mediatore interculturale e rappresento l'area geografica del Pakistan e dell'India. Vengo dal Punjab del Pakistan e una parte del Punjab si trova sia in Pakistan che in India. Oggi io vi presenterò una cosa particolare, un piatto tipico delle mie parti che si chiama pollo al curry, che può essere accompagnato sia dal riso che in generale anche dal pane, il pane nostro tipico, le piadine. Qui con me abbiamo un mio connazionale, lui viene dall'India, io vengo dal Pakistan, però c'è da sapere che l'India e il Pakistan un tempo erano un unico paese, che nel 47 si è suddiviso. E di conseguenza, per quanto riguarda le tradizioni, soprattutto le tradizioni culinarie, sono identiche sia in India che in Pakistan. Ma perché si è diviso il Pakistan e l'India? Guarda, per motivi soprattutto religiosi, ma anche politici. Sapete, no, che c'è stato l'impero britannico per circa 100 anni in India? Ecco, e le spezie che oggi voi vedete qui davanti, chiamate comunemente curry, e sono state coniate appunto dagli inglesi. Hanno dato il nome di curry a queste spezie, però in realtà il curry non esiste. Col curry si intende una pietanza, tipo un po' una zuppetta che può essere fatta sia di carne che di verdure. E invece qui, un po' per attraverso i mass media, ma un po' per la cultura generale, si confonde il curry con un mix di spezie, che in realtà in indiano si chiamano masala. Vedete qui, questo è il curry in due varietà differenti e principalmente la presenza è delle stesse spezie. Qui vediamo queste foglie, che appunto sono le foglie del curry, da cui si dice che questo mix di spezie prende il suo nome. Prima di cominciare a preparare il nostro piatto, volevo farvi un paio di domande. Prima di tutto, sapete dove si trova l'India? Sì. Si trova in Asia, ok? Io vengo dal Pakistan, che è proprio attaccata all'India, ok? Sapete più o meno quanto è grande l'India? Sì. E quanti abitanti ha? No. Dovete sapere che l'India è la seconda al posto per numero di abitanti. E sono circa 1,27 miliardi. Sì, la prima è la Cina, poi viene l'India. Invece il Pakistan è solamente un po' meno di un quarto dell'India. Ok? E sono 182 milioni circa gli abitanti del Pakistan. Ok? Sì. E qui abbiamo un ragazzo indiano, vuoi dirci da dove vieni? Sì, vengo da Punjab. Punjab, ok, come vi dicevo, il Punjab si trova sia in India che in Pakistan. Anch'io vengo dal Punjab. Dal Punjab del Pakistan, lui viene dal Punjab dell'India. Per arrivarci si può usare o l'aereo oppure l'aereo, non ci sono altre vie perché è un paese molto lontano e se uno prende il volo diretto impiega circa 7-8 ore di volo. È tanto, tantissimo. E il pollo al curry è un piatto tipico del nostro paese, si può fare in qualsiasi occasione, principalmente si fa nel fine settimana. E il piatto principale delle nostre parti è appunto il riso accompagnato col pollo al curry, che può essere accompagnato anche col del pane. Però da noi si preferisce il riso perché viene coltivato in stragrande maggioranza rispetto ai cereali e altri frumenti. Dunque, adesso se mi aiutate possiamo cominciare a preparare il piatto e quindi dobbiamo innanzitutto tagliare le verdure a dadini, ok? Abbiamo già messo da parte il riso da lessare perché va lasciato in ammollo almeno mezz'oretta e adesso pian piano cominceremo a tagliare tutte le verdure e poi mescolarle con le spezie. Ok. Bene.
Hanji, con patenu che artene a Brisbane? Hanji, enu la Sankeida. Te enu che artene? Enu Adrag. Adrag. Gli sto chiedendo come si chiamano queste nella nostra lingua, se si ricorda ancora. Questo si chiama lassan, aglio, e questo adrak, zenzero. Ok. Davvero? Tu parli in indiano? Ecco, quindi è molto bravo, quindi, sa tutte le parole. Bravissimo, perché bisogna sempre ricordarsi la propria quasi lingua. Tutte. Più lingue si sanno, meglio è. Quindi da noi le bevande più comuni sono assolutamente il tè, che viene utilizzato come pausa pomeridiana, perché ci è stato trasmesso dagli inglesi. Però durante i pasti prevalentemente si utilizza o l'acqua, oppure si può fare, si chiama lassi, è un preparato fatto di latte e mischiato con dell'acqua e un po' di sale. Però questo si usa soprattutto in campagna, nelle città ormai non è più usanza berlo. Ecco qui, il nostro pollo al curry con riso è pronto, possiamo cominciare a mangiarlo. Ecco. Com'è? Molto buono. Molto buono? È più buono di quello che ti fa la mamma o? Molto buono anche della mamma. Okay. Sai che lo mangio anche in ristorante, ma non sapevo che era così buono. È molto buono e si sente molto il piccante. È molto buono e si sentono anche tutte le spezie che abbiamo messo. E in più si sente anche la prugna. È squisito e si sente che le spezie non sono italiane. È delizioso e si sente il piccante, ci sono delle spezie, ci sono tutti gli ingredienti che abbiamo messo. È squisito, si sentono tutte le spezie e si vede che è meno indiano. Anche per me è buonissimo e si sente tanto il piccante. Per me è molto piccante, ma secondo me è super. Mi piace molto, si sentono le spezie che abbiamo messo e è molto piccante. Davvero molto buono, l'avevo già assaggiato, ma questo è più buono. Che bello. È venuto più buono del solito. È buonissimo, io vado matto per il curry, quindi mi piace moltissimo. Vai. Ecco, qui oggi abbiamo con me un mio connazionale, che lui viene dall'India, vabbè io vengo dal Pakistan. Lui! Aspetta, di dove sei? Di Parma. Parma. No, però guarda, un po' bronzato, prende un po' di sole. Aveva la pelle un po'... Quindi ricominciamo. Ok. A seconda delle religioni il pollo al curry si può modificare o è sempre uguale? Guarda, è una domanda molto profonda, perché in base alla religione cambia una cosa fondamentale, il fatto della carne. Ah, okay. Perché ci sono religioni in cui la carne non si può assolutamente mangiare. Ah, okay. Quindi lo fanno senza carne? Esattamente, lo fanno con le verdure.
E poi ci sono altre regioni in cui la carne si può mangiare, però un tipo particolare di carne, ok? Ad esempio la carne del maiale nella regione musulmana non si può mangiare. E quindi il pora curry nelle altre regioni è, cioè, senza carne, non è proprio il suo, sì, non è, la sua non specialità. È, sì, viene chiamato sempre il curry, però si dice, non so, spezzatino di manzo, nel fatto se uno utilizza la carne di manzo. E se non c'è spezzatino la carne? Di pollo, se uno usa il pollo. Se non c'è la carne, si usano le verdure, che si dice il curry con le verdure. Io vi ringrazio moltissimo, mi sono divertito veramente tanto oggi qui, è stata un'esperienza eccezionale e cerco di ripeterla adesso con i miei figli e i miei nipotini, ok? Adesso vi farò un saluto nella mia lingua, Kudafis, che vuol dire ciao in pakistano, e in indiano invece si dice Sarsikal, ok? Oppure Namaskar, dipende dalla regione a cui si appartiene. Okay. Grazie, anche noi ci siamo divertiti tantissimo, veramente. È stato un vero piacere. Grazie per questa lezione. Grazie a voi.